Allora, innanzitutto ringrazio il, il giornalista che diciamo ad oggi per, per quello e comunque abbiamo riscontrato anche con i ragazzi più preparato che, 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 che ci abbia risposto fino ad oggi. Quindi io colgo l'occasione per invitarlo ad un confronto, ad un dibattito, perché, eh, purtroppo nessuno ad oggi vuole avere un dibattito ad un confronto con noi le domande. Delle volte anche pilotate a distanza hanno un senso, anche se poi uno alla fine risponde quello che ritiene più opportuno rispondere, ma un confronto secondo me sarebbe molto più costruttivo ed efficace. Noi abbiamo visto quell'intervista, fatta molto bene, eh, ma tanti punti non ci tornano e quindi. Io in questo video sono la voce del team, sono solamente la voce loro che hanno analizzato e visto quel video più volte e non lo dico per, per sminuire o per lanciare frecciatine, noi siamo ancora più contenti di quello che abbiamo sempre sostenuto e detto perché piovono ancora più conferme e vi spiego, vi spiego anche il perché. I ragazzi mi hanno detto di rivolgere queste domande al, al giornalista, sperando che ci dia la possibilità di confrontarci con lui in maniera seria e professionale. E, diciamo le prime domande che sono venute eh, in mente ai ragazzi sono le seguenti e ve le vado a, ve le vado a leggere. Quindi la, la prima domanda in riferimento a quello che è stato detto. Se, se l'unica finanza passata fosse stata quella uh, di Octree e, e sarebbe bastato il pegno di Octree, mentre non c'è solamente il pegno di Octree, la seconda domanda è: è questa la seguente. Ma uh, se la Glass Trust ha un pegno di primo livello, significa che dovrebbe aver versato finanza? E se ha versato finanza in caso avesse versato finanza quando avrebbe versato finanza e quanto avrebbe versato finanza perché a noi non risulta che abbia mai versato nessun tipo di finanza. La terza domanda abbiamo comunque raccolto le più importanti perché non ci tornavano tantissime cose. La terza domanda è. È quello che dice un po la collateral law quindi la collateral law prevede espressamente che un pegno possa essere concesso ad un security agent però può essere concesso ad un security agent per conto dei finanziatori quindi in questo caso il security agent agisce come procuratore del finanziatore e quindi in sua vece in pratica non viene mai concesso mai concesso il doppio il doppio pegno a due soggetti per una stessa posizione creditoria e il riferimento a questo è eh, la pronuncia eh, del 13 maggio 2020, il Tribunale di Amsterdam si è espresso in un caso in cui le banche finanziatrici avevano concesso il pegno a Glass Trust quale loro procuratore. E proprio in questo caso, visto, visto che le banche non avevano pegno, proprio in questo caso le banche non avendo, come dicevo prima, il pegno e solo il security agent come mandatario quindi già questo basterebbe, avanzerebbe io non voglio dire, non mi voglio permettere per smontare tutto quello che è stato detto ma comunque eh, sono cose importanti e che chiunque può verificare e andarsene a vedere un'altra domanda importante abbiamo cercato di raccoglierne il meno possibile perché altrimenti ce ne sarebbero state non sto scherzando ma circa una decina. Un'altra domanda, i ragazzi mi hanno detto di porgere al giornalista che, ripeto, eh, vorremmo, vorremmo avere il piacere di averlo in live, questo giornalista, per un confronto, per un dibattito, perché noi speriamo che qualcuno un giorno ci concederà un confronto, perché ad oggi non ce lo vuole concedere nessuno, se non a distanza, ma non potrà mai essere efficace in confronto a distanza come uno diretto in una live l'altra domanda è come mai il pegno che ha la glass trust su signing su sport international sto parlando della controllante asiatica è di primo livello in conformità con la collateral law a precedenza su tutti i pegni quindi è il pegno principale come mai il pegno è la glass trust su Suning Sport International, ripeto, la controllante asiatica è di primo livello in conformità con la collateral law, precedendo tutti i pegni. Il pegno numero uno è quello più importante. Poi è stato detto e comunque, eh, vabbè, qualche dubbio c'è stato, poi è stato detto in maniera molto, secondo me, umile che non si conosceva la situazione dell'Inter e quelle sono cose che abbiamo apprezzato molto, e che non è da tutti quindi tanto di appello, è stato detto che eh, Glass Trust e eh, Octree sembra quasi siano la stessa cosa, per noi assolutamente no, anche perché se fossero la stessa cosa eh, ci dovrebbero spiegare in quale documento è scritto, dove è scritto che Glass Trust è un partner terzo collegato ad octri. ve lo diciamo noi, non è scritto da nessuna parte, Octree e Glass Trust non sono uguali, fanno due cose totalmente opposte. Ripeto, abbiamo apprezzato molto il fatto che è stato detto e non si conosce la, la situazione attuale dell'Inter, ci sono state tante supposizioni, e poi un'altra cosa che comunque ci è saltata all'attenzione è quando viene chiesto perché c'è il pegno a Hong Kong. Capisco che sia una risposta difficile, ma perché c'è il pegno a Hong Kong? L'ultima cosa, eh, non so se sono 7-8 domande perché ne avevamo preparate circa 20 che non ci tornano. però noi abbiamo preso comunque quelle un po' più importanti. Eh, ripeto: Optie e Glass Trust si sono collegate. E come mai non sono menzionate in nessun, in nessun tipo di documento? Il pegno, diciamo, quello più basso a valore di quello oh, più alto: eh, assolutamente no. Assolutamente no, mi dispiace smentirla, questa cosa i ragazzi sono sicuri al 100%, il pegno più basso non ha valenza del pegno più alto. Cioè, anche perché mh, non è così, insomma, ecco, perché magari più vicino il pegno più basso e più vicino agli asset non vuol dire nulla. È il pegno della Glass Trust quello che vale più di tutti, in assoluto. Quindi queste sono cose che io ribadisco con convinzione e con sicurezza. Motivo per cui, per la terza volta in questo video, ribadisco la nostra volontà in un confronto diretto con il primo giornalista, a avviso del a, a, a nostro parere, preparato. Che ci risponde, che però purtroppo eh, non ci torna. Non ci torna. Non ti dico quasi nulla, ma tantissime cose non ci tornano. Sicuramente siamo d'accordo sul fatto che Zang non potrà mai non potrà mai pagare nel 2024 il debito anche perché Octree a 20 a circa 20 mesi dalla scadenza eh, sui giornali importanti sono usciti fuori degli articoli e già starebbero comprando un, già starebbero cercando un compratore come per dire sappiamo già che non ci pagheranno il compratore a nostro avviso c'è già sono i sauditi e sono dietro la Glass Trust Vi ringrazio per l'attenzione noi siamo disponibili a dei confronti con delle persone serie però devo dire con forza sempre con più forza e convinzione anche a nome del team che piovono conferme su conferme su conferme di quello che diciamo con forza e di quello che comunque viene detto con cognizione di causa verificando documentazione e intrecciando diciamo anche pareri esterni in altri paesi quindi noi siamo qua ciao Inter.